Apocalipsis 4. Leyeremos el último versículo. Apocalipsis 4, del primer versículo. Vino al versículo 4. Y vamos a leer hasta el 4. Queremos andar en Cuba. Trataremos de avanzar en el libro de Apocalipsis. Dopo queste cose, io vidi ed ecco una porta aperta nel cielo. E la prima voce che avevo udito parlare con me, come una tromba, disse: sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo queste. E subito fui rapito in spirito, ed ecco un trono era posto nel cielo, e sul trono stava uno seduto. E colui che sedeva era nell'aspetto simile a una pietra di giaspro e di sardio, e intorno al trono c'era una cobalena che rassomigliava a uno smeraldo. E intorno al trono c'erano 24 troni, e sui troni vidi seduti 24 anziani vestiti di bianche vesti, e sul loro capo avevano delle corone e d'oro. Volevo aggiungere il versetto 5. Diciamo il 5 también. E dal trono procedevano lampi, tuoni e voci. E davanti al trono c'erano 7 lampade di fuoco ardenti, che sono i 7 spiriti di Dio. Apocalipsi 4, 1 al 5. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arcoíris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Vi ringraziamo di essere qui questa mattina. Damo grazie per stare qui questa mattina. Per ascoltare la parola di Dio. Para escuchar la palabra de Dios. Sorella Naomi, tutto bene? Naomi, tutto bene? Hermana Naomi, tutto bene? Sono contento di vederti. Estoy feliz de verte. Noi parleremo di Apocalisse capitolo 4. De Apocalipsis 4. Perché come l'avevamo iniziato qui, come abbiamo iniziato qua, abbiamo visto che il libro d'Apocalisse, vimo che il libro d'Apocalisse è un libro simbolico. È un libro simbolico. Tutto quello che è scritto in questo libro, tutto quello che è scritto in questo libro, è scritto in parabola. Sta scritto in parabola. Quando voi vedete il mare nel libro d'Apocalisse, se lei il mare in Apocalisse, non è il mare che voi vedete là. Chiede di parlare del mare. Ma sappiamo che il mare significa i popoli. Però sappiamo che il mare significa i popoli. E sappiamo che quando leggiamo un cavallo, quando leggiamo un cavallo che vola, un cavallo che vola, noi sappiamo che non è un cavallo naturale che sta parlando. Non parla di un cavallo naturale. Ma sta parlando di una potenza. No, di un potere. E tutto è simbolico nel libro d'Apocalisse. Tutto è in simbolo nel libro d'Apocalisse. E abbiamo visto che Giovanni era sull'isola di Patmos. E vimo che Juan stava nella isola di Patmos. E sull'isola di Patmos Giovanni fu portato a vedere le 7 epoche della Chiesa. In questa isola Juan fu portato a vedere le 7 edades dell'Iglesia. E 7 lettere furono scritte. Fueron escritas 7 cartas. Queste 7 lettere sono state mandate. Y esas 7 cartas fueron enviadas. Alle 7 angeli delle 7 città. A los 7 ángeles de las 7 ciudades. E abbiamo visto che è lì che è iniziato l'epoca gentile. Y vimos que fue ahí donde empezó la edad gentil. E abbiamo visto che Giovanni ha scritto una lettera a Efeso. Vimos que Juan escribió una carta a Efeso. E Efeso aveva un angelo. Y Efeso tenía un ángel. E aveva scritto all'angelo della chiesa di Smirna. Escribió al ángel de la iglesia de Smirna.
Poi ha scritto alla chiesa di Tiatira, luego alla iglesia di Tiatira, Bergamo, Bergamo, e poi Sardi, Sardi, Filadelfia, Filadelfia, e poi abbiamo l'Odissea. Sì, e poi l'Odissea. Ma manca uno. Non è tutto a posto. Tiatira, sì. Allora, e ogni chiesa, cada iglesia aveva un angelo. Tenía un angelo. E abbiamo visto che queste sette città, y vimos que esas siete ciudades, sono delle città che erano in Asia Minore. Erano ciudades que estaban en Asia Minore. Che erano piccole città. Eran pequeñas ciudades. Che esistevano in quelle epoche. Que existían en esos tiempos. E oggi esistono ancora quelle città. Y aún hoy existen esas ciudades. Alcuni hanno cambiato nome. Alcune cambiarono di nome. E abbiamo visto che quelle sette città, y vimos que esas siete ciudades, Dio le ha prese, Dio la tomó, per caratterizzare il futuro del mondo, para mostrar cómo sería el futuro. E abbiamo visto che la prima città che si chiama Efeso, y vimos que la primera ciudad que se llama Efeso, aveva uno spirito. Esta ciudad tenía un espíritu. E quello spirito di Efeso, y ese espíritu de Efeso, a un certo momento del mondo, della storia della terra, a un cierto punto de la historia de la tierra, tutta la terra aveva lo spirito che era in quella piccola città. Toda la tierra tomó el espíritu que estaba en esa pequeña ciudad. E per capirlo meglio abbiamo preso l'epoca di Laodicea che era più vicino a noi. Y para entenderlo mejor tomamos la edad de Laodicea, la cual está más cerca de nosotros. E in quella piccola città che si chiamava Laodicea, en esa pequeña ciudad que se llamaba Laodicea, c'erano dei spiriti. Había espíritu. La gente aveva un modo di vivere. La gente tenía una manera de vivir. Aveva un modo di pensare. Una manera de pensar. Non erano né freddi né caldi. No eran ni fríos ni calientes. Non erano veri adoratori di Geova. No eran verdaderos adoradores de Geova. Andavano in chiesa. Iban a la iglesia. E poi andavano a vivere come i mondani. Y luego vivían como los mundanos. Erano come dei corvi. Eran como cuervos. Che potevano stare nell'arca con Noè. Que se quedaban con Noé en el arca. E mangiare il grano. Y comían trigo. E subito dopo uscivano per andare a mangiare la carne putrefatta. Y después de ahí iban a comer carne podrida. E era, l'epoca era così. Esa edad era de esa manera. Quella città che si chiamava Laodicea. Esa ciudad que se llamaba Laodicea. Aveva tutte quelle caratteristiche. Tenía todas esas características. E in quella piccola città erano le donne che comandavano. Y en esa pequeña ciudad mandaban las mujeres. E tutto questo era un miscuglio di spiriti malvagi. Todo eso era una mezcla de espíritus malos. Allora Dio guardando la città di Laodicea, y Dio viendo esta ciudad, e come Dio vede nel futuro, e Dio al futuro, Dio ha visto che il mondo intero, Dios vio que todo el mundo, sia l'America, sea America, Europa, Africa, l'Asia, Asia, tutti i popoli della terra, todos los pueblos de la tierra, a un cierto momento de la historia del mundo, cioè dal 1906, que es del 1906, tutta la terra aveva lo stesso spirito che era in questa piccola città. Toda la tierra tenía el mismo espíritu que estaba en esa pequeña ciudad. E Dio per contrastare lo spirito di questa città, y Dios para contrastar el espíritu de esa ciudad, anche lui manda la sua parola sulla terra. También él manda su palabra en la tierra. Perché in ogni epoca, porque en cada edad, ci sono dei figli di Dio sulla terra. Hay hijos de Dios en la tierra. E i figli di Dio per non andare in questi tipi di spiriti, y los hijos de Dios para no ir a ese tipo de espíritu. Allora Dio manda la parola giusta sulla terra. Dios manda la palabra correcta en la tierra. Affinché i suoi figli siano protetti. Para que sus hijos sean protegidos. E abbiamo visto che ogni epoca aveva un angelo. Y vimos que cada edad tenía un ángel. La Biblia le ha chiamati angeli. La Biblia lo llama ángel. Ma quando noi prendiamo il profeta, pero cuando tomamos el profeta, già nell'idea pentecostale che avevamo degli angeli,
la idea pentecostal que teníamos de los ángeles. Avevamo pensato che gli angeli sono di esseri che hanno delle ali che volano. Pensábamos que ángeles son seres con alas que vuelan. Ma quando viene Branham ci dice che angelo significa un messaggero. Pero cuando Branham viene y nos dice que ángel significa un mensajero. Qualcuno che porta un messaggio alla terra della parte di Dio. Alguien que trae un mensaje de Dios a la tierra. Paolo era un messaggero. Pablo era un mensajero. Paolo era un angelo di Dio. Paolo era un ángel de Dios. Allora Branham per ogni epoca. Y Branham para cada edad. Ha potuto determinare i nomi di tutti gli angeli di ogni epoca. Pudo determinar los nombres de cada edad de cada ángel. Perché voi se leggete Apocalisse 2, non vedete. Apocalisse 2. Non vedete che l'hanno scritto Paolo per l'epoca di Efeso. Ahí no está escrito Pablo para la edad de Éfeso. Ma Branham ha messo Paolo. Pero Branham puso a Pablo. Perché leggendo la storia. Porque leyendo la historia. E la Bibbia. Y la Biblia. Ha visto che il personaggio spirituale. Vio que el personaje espiritual. Che ha influenzato l'epoca della prima epoca della Chiesa. Que influenció la primera edad de la Iglesia. È stato Paolo. Pablo. E abbiamo visto che la prima epoca è partita da 53 fino a 170. E dico che la prima età iniziò dal 53 al 170. E dopo Paolo, Branham deve scegliere il nome del secondo angelo. Branham tiene que escoger el nombre del segundo ángel. E Branham ha detto che il secondo angelo si chiamava Ireneo. Y Branham dijo que el segundo ángel se llamaba Ireneo. Perché leggendo la storia. Leyendo la historia, ha visto que el uomo vio que el hombre que era più vicino que estaba más cerca al ministerio de Paolo al ministerio de Paolo in quella epoca en esa edad nella seconda epoca della chiesa en la segunda edad de la iglesia era Ireneo non era che non c'erano altri uomini no era que no había otros hombres c'erano altri uomini che avevano fatto delle opere potenti in quell'epoca. Había hombres que hacían, que habían hecho obras. Ma Dio ha dato una regola fissa, fratello Branham. Dio me dio una regla fija, hermano Branham. Per poter scegliere i messaggeri. Para poder escoger los mensajeros. E abbiamo visto qui che in questa seconda epoca. Vimos que en la segunda edad. Branham aveva avuto un po' di difficoltà. Branham tuvo una dificultad. Perché c'erano due uomini potenti in quella epoca che hanno influenzato quella epoca. Habían dos hombres poderosos que influenciaron esa edad. Abbiamo visto che c'era Ireneo. Estaba Ireneo. E il secondo chi era? Chi era il secondo? Aiutatemi. No. So che lo conoscete. Ma te lo fai qui? Era della stessa epoca, sì. Policarpo. Era anche lui un uomo potente. También él era un hombre poderoso. Che faceva dei miracoli. Che hacía milagros. Che aveva lo Spirito Santo. Che tenía el Espíritu Santo. Che era un grande predicatore. Era un gran predicador. Ireneo pure era un grande predicatore. También Ireneo era un gran predicador. E tutte e due. Y estos dos sono cresciuti ai piedi di Giovanni, l'apostolo di Gesù. Crecieron a los pies de Juan, el apóstol de Jesús. Ma quando Branham ha letto la loro storia, pero cuando Branham leyó la historia de ellos, ha visto che c'è qualcosa che non andava con Policarpo. Vio que había algo no bueno en Policarpo. Lo Spirito Santo ha portato fratello Branham. El Espíritu Santo llevó al hermano Branham. Per vedere che Policarpo, essendo veramente un uomo potente, un figlio di Dio, llevó a ver, aún siendo él un hombre poderoso, aveva troppo tendenza verso l'organizzazione. Él se inclinaba mucho hacia la organización. Voleva fare un consiglio anche lui delle chiese. Quería también él hacer un consiglio de las iglesias. È stato portato più verso il nicolaismo. Fue llevado más. Hacia el Nicolaí. Allora lo Spirito Santo gli ha detto no, non devi scegliere Policarpo. Entonces el Espíritu Santo le dijo de no escoger a Policarpo. Ma devi scegliere Ireneo. Sino a Ireneo. Perché Ireneo era contro le organizzazioni. Porque
Ireneo estaba en contra de la organización. E Ireneo era sulla parola giusta e predicava nient'altro che la parola. Ireneo predicava solamente la palabra. Poiché solo nella parola avete vita. Porque solo en la palabra tiene vida. La organización no salva. La organización no salva. La denominación no salva. La denominación no salva. Allora Branham è andato avanti. Y Branham continuó. E nella stessa epoca ha potuto scegliere il nome della stessa persona. Edad, él escogió también el nombre. Ha scelto il nome della quarta persona. Escogió el nombre de la cuarta persona. Quando arriviamo nell'epoca di Lutero. Cuando llegamos a la edad de Lutero. Se voi leggete la storia, si ustedes leen la historia, voi vedrete che nell'epoca di Lutero c'erano tanti grandi uomini. Verán que en la edad de Lutero había muchos grandes hombres. Che hanno fatto grandi opere. Que hicieron grandes obras. Ma Dio ha visto che Branham, leggendo la storia di Lutero. Pero Branham, leyendo la historia de Lutero. Con l'occhio dello Spirito Santo. Con el ojo del Espíritu Santo. Ha visto che era Lutero che era più vicino al primo modello. Al primer modelo, el cual era Pablo. Perché il modello sul quale? Perché il modello che Branham ha preso per lavorare durante tutta per scrivere il libro delle sette epoche della Chiesa. Quale Branham tomò per scrivere la età dell'Iglesia? È stato Paolo. Paolo. Perché Paolo fu il primo messaggero. Perché Paolo fu il primo messaggero. E Paolo ha scritto il Nuovo Testamento. Paolo escribió el Nuevo Testamento. E tutti gli altri messaggeri devono essere comunque vicino al modello originale che è Paolo. Todos los demás mensajeros tienen que estar cerca del modelo original que es Paolo. E per questo che quando William Marino Branham. Por eso es que cuando William Branham. È andato nella sesta dimensione. Voy a la sexta dimensión. Ha detto ho predicato come Paolo. Dijo, prediqué como Pablo. Ha predicato lo stesso battesimo che ha predicato Paolo. Predicó el mismo bautismo que predicó Pablo. Se voi vi rendete conto, si ustedes se dan cuenta, chi è già andato nella chiesa battista più una volta? ¿Quién ha ido a la iglesia bautista aquí un tiempo? ¿Qué andó? Ah, ok, ha detto. Come si faceva il battesimo nella chiesa battista? ¿Cómo se hacía el bautismo en la iglesia bautista? Padre, Figlio, Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. E guardate che fratello Branham. Y vean que hermano Branham. In che chiesa aveva iniziato fratello Branham? In che iglesia empezó el hermano Branham? Nella chiesa battista. En la iglesia bautista. Ma essendo che lui è il messaggero dell'epoca. Diciendo que él es el mensajero de la edad. Lui andava nella chiesa battista. Él iba a la iglesia bautista. Il suo pastore battista. Su pastor bautista. Quando è arrivato il momento di battezzare il fratello Branham. Quando llegó el momento de bautizar al hermano Branham. Branham gli ha detto. Branham le dijo. Tu non mi devi battezzare secondo il modello che avete scritto nei vostri libri di catecismo. Le dijo, tu non mi devi bautizzare secondo il modello che tienen scritto ustedes. Ma mi deve battezzare nel nome di Gesù Cristo. Però deve bautizzarmi, le dijo, nel nome di Gesù Cristo. Chi le ha fatto fare a fratello Branham questa scelta? Chi hizo che él escogiera eso? È stato Dio. Pues Dios. Perché nella chiesa battista. Porque en la iglesia bautista. Si battezzava nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo. Si battezzava nel nome del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Non si diventa messaggero. No se hace mensajero. Ma si nasce messaggero. Sino que se nace mensajero. Non si diventa profeta. No se hace profeta. Ma si nasce profeta. Sino se nace profeta. Non si diventa predicatore. No se hace un predicador. Ma si nasce predicatore. Sino que se nace un predicador. Perché Geremia diceva. Geremia dijo. Tu mi hai scelto come profeta da quando ero già nel seno di mia madre. Tu me escogiste como profeta estando aún en el vientre de mi madre. Dunque William Marion Branham ya sabe, Dios lo guidaba en ogni cosa. A William Branham Dios lo guiaba en todo. Lui ha voluto que el suo pastore Davis. Él quiso que su pastor Davis. Lo possa battezzare nel nome di Gesù Cristo. Que lo bautizara en el nombre de Jesucristo. Ma nel libro, nella chiesa battista. Pero en el libro de la iglesia si faceva nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. En el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. E il vero battesimo. Y el verdadero bautismo. Si fa nel nome del Signore Gesù Cristo. Se hace en el nombre del Señor Jesucristo. Se l'avete fatto in un altro modo. Si lo han hecho de otra manera. Dovete ritornare al modello apostolico. Tienen que volver al modello apostolico. Perché Paolo dice nella Bibbia. Paolo dice nella Bibbia. Credete voi che Paolo
è il modello? Creen che Paolo sia il modello? Lo credete? Lo creen. Dite a me. Dite a me. Se voi credete che Paolo è il modello, che Paolo è il modello, allora dovete ritornare al modello di Paolo. Tienen que volver al modelo de Paolo. È come la Chiesa Cattolica oggi. È come oggi l'Iglesia Cattolica. Dicono che il Papa non deve avere moglie. Dicen que el Papa no tiene que tener mujer. Ma il primo Papa che dicono che è stato a Roma Pietro, che pero, non è anche vero. Pero el primer Papa que ellos dicen que estuvo en Roma, el cual es Pedro, que no es verdad esto. Pietro era sposato. Pedro estaba casado. Aveva dei figli. Tenía hijos. Dunque. Entonces. È appunto, dunque la Chiesa Cattolica è falsa. Entonces la Iglesia Católica es falsa. La Chiesa Cattolica non crede nella Bibbia. La Iglesia Católica no cree en la Biblia. Perché non ha un fondamento. Porque no tiene un fundamento. Noi il nostro fondamento è la parola di Dio. Nuestro fundamento es la palabra de Dios. Ma la Chiesa Cattolica non ha un fondamento. Pero la Iglesia Católica no tiene fundamento. E per questo che la mondanità. Por eso es que la mundanidad. È entrata in quella chiesa. Entrò in esa iglesia. E quella mondanità ha invaso tutte le sue figlie. Y esa mundanidad invadió todas sus hijas. Perché Jezabel era una criminale. Sapete che Jezabel è criminale? Saben que Jezabel era una criminal. E sua figlia pure ha ucciso. Y su hija también mató. E allora il battesimo nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo è falso. Y el bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Cristo Santo. E Paolo dice nella Bibbia. Y Paolo dice en la Biblia. Voglio leggere prima da quiero leerlo antes de prenderlo con i Galati. Tome in Galatas. Galati mi sembra capitolo 1. Galatas 1. Prendete le vostre Bibbie. Tome su Bibbia. Versetto 8. Galatas 1, 8. Galatas 1:8. Leggiamo dal versetto 6. Leggiamo dal 6. Galati 1, da 6. Galatas 1, 6. Mi meraviglio che da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo passiate così presto a un altro Evangelo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Già! La gente già al tempo di Paolo, la gente già al tempo di Paolo, hanno già cominciato a passare un altro Vangelo. Empezaron già a mostrare altri Vangeli. E Paolo era stupito di questo atteggiamento. Paolo stava maravigliato di questa attitudine. Il quale non è un altro Vangelo, che ma no, vi sono alcuni che vi turbano. Non che haya altro, sino che hai alcuni che e vogliono pervertire l'Evangelo di Cristo. Quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Ma anche se noi, ma si aún nosotros, o un angelo dal cielo, o un ángel del cielo. Paolo dice, se io stesso Paolo, Paolo dice, si yo mismo Paolo, o anche i predicatori di quella epoca, o los predicadores de esa edad, anche se noi, anche se nosotros, è bisogno di una pena, datemi la pena, grazie. Paolo dice, Paolo dijo, ma anche se noi, anche se nosotros, o un angelo, o un angelo dal cielo, del cielo, vi predicasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia maledetto. Anche, versetto, ma se aún nosotros o un angelo del cielo os anunciamo un Vangelo diverso del che os hemos annunciato, sia anatema. Dunque se qualcuno vi predica un Vangelo, entonces si alguien les predica un vi Vangelo, porta una divinità, les trae una divinità, vi porta un battesimo, un bautismo che Paolo non ha predicato, che Paolo non ha predicato, Paolo che cosa ha detto? Che quella persona sia maledetto. Paolo dice che esa persona sia maldita. Dunque se io vengo qua e vi predico un battesimo che Paolo non ha predicato, io vengo acá e predico un bautismo che Paolo non ha predicato. Allora io devo essere maledetto. Io tengo che essere maldito. Per non essere maledetto, para no ser maldito, io devo dire le stesse cose che Paolo ha predicato. Tengo che decir lo mismo che Paolo predicò. Perché Paolo era il modello della prima epoca della Chiesa. Perché Paolo era il modello della prima età dell'Iglesia. E Paolo ha aggiunto. E
Paolo dice: io non ho niente da invidiare agli apostoli che hanno mangiato con Gesù. Dice che él no tiene nada de envidiar a los apóstoles que comieron con Gesù. E Paolo dice anche: y dice también, io non ho conosciuto Gesù secondo la carne. Que él no conoció a Jesús según la carne. Paolo dice: noi non conosciamo nessuno secondo la carne. Paolo dice: no conocemos a nadie según la carne. Ma conosciamo Cristo tramite lo Spirito. Sino a través del Espíritu. Non conosciamo nessuno secondo la carne. No conocemos a nadie según la carne. Noi non predichiamo William Marion Branham secondo perché è papà di Billy Paolo di Giuseppe Branham. No predicamos a William Branham como el papá de José. Noi non lo conosciamo secondo la carne, non lo conosciamo secondo la carne, ma lo conosciamo secondo la parola rivelata, sino secondo la parola rivelata. Altrimenti non andremo da nessuna parte. Al contrario, non vamos a ir a nessun lato. E come la gente non ha potuto fare questa differenza? E come se la gente non pudo hacer esa diferencia. Abbiamo avuto gli adoratori di Brano. Obtuvimos los adoradores de Brano. Che fanno il battesimo nel nome di fratello Brano. Che bautizzano nel nome del fratello. Che sono tutte dottrine false. Che sono tutte dottrine false. Perché Paolo ha predicato il battesimo nel nome di Gesù Cristo. Paolo predicò il battesimo nel nome di Gesù Cristo. Voglio leggere il versetto 8 ancora. Quiero leer el versículo 8 también. Ma anche se noi, ma se aún nosotros, o un angelo del cielo, o un angelo del cielo, vi predicasse un evangelio diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia maledetto. O annunciare otro evangelio diferente del che os hemos annunciato, sia anatema. Che cosa Paolo sta dicendo qua? Che è lo che Paolo sta dicendo qui? Se un angelo scende, che se un angelo viene, con la freschezza, dice sono venuto della presenza di Dio. Viene e dice che vino con la presenza di Dio. Con una luce che gira sopra la tua testa. Con una luz sobre su cabeza. E dice che il battesimo deve essere fatto nel nome del Padre, Dio e Spirito Santo. E dice che il battesimo tiene che essere hecho nel nome del Padre, Hijo e Spirito Santo. Potete guardare quell'angelo in faccia e dire sì, maledetto. Pueden verlo e decirle sea anatema. Perché Paolo. Perché Paolo. Ha già stabilito il modello. Già estableció il modello. Tra l'angelo spirituale. Entre l'angelo spirituale. E l'angelo umano che è Paolo. E l'angelo umano Paolo. Chi ha più potere? Chi tiene più potere? Chi ha più potere? Chi tiene potere? Paolo. Paolo. Perché Paolo. Perché Paolo. È la voce di Dio. È la voce di Dio sulla terra. Potete venire in tutti i modi. Pueden venir de todas maneras. No, no digo que ningún otro no ha avuto. No cioè, digo que. Ritorniamo un po' nel tempo di Geremia. Si volvemos al tiempo de Geremia. 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 Aveva profetizzato. Había profetizzato. Che il popolo di Israele farà 70 anni a Babilonia. Y el pueblo de Israel se estaría 70 años en Babilonia. Ma nello stesso giorno. Pero en el mismo día. C'è un altro profeta nel paese. Hay otro profeta ahí. Que aveva l'unzione. Que tenía la unción. No es que no aveva l'unzione. No era que no tenía la unción. Avere l'unzione non è un problema. Tener la unción no es problema. E lui ha profetizzato. Y él profetizó. Que el popolo de Israel. Que el pueblo de Israel. Andrà in Babilonia per quanti anni. Estaría por cuántos años solo en Babilonia. Voglio vedere se leggerete, voi leggete la vostra Bibbia. Due anni. Por dos años. Geremia gli ha detto. Geremia dijo. Va bene. Amen. Amen, fratello. Amen. Che sia così. Che sia così. Geremia non l'ha contestato. Geremia non le rispondeva. Ha detto, fratello, ma ricordati. Però dico, hermano, ricuerda. Così, 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 così. Así, esto y lo otro. Geremia non ha detto niente. Geremia non dijo nada. Ma chi aveva ragione? Pero quién tenía razón? El pueblo que era allí. El pueblo que estaba ahí. Poteva essere turbato. Podía estar turbado. Abbiamo due profeti. Tenemos dos profetas. Uno dice questo. Uno dice eso. E uno dice l'altro. Y uno dice otro. Il modello quale? Pero ¿cuál es el modelo que debemos tomar? Nello stesso giorno. En el mismo día. Dio ha dato la risposta. Dios dio la respuesta. Di chi è vero? De quién era verdadero. E falso. Y quién era falso. E abbiamo visto che era la persona che ha detto due anni che è morto. Vimos que murió la persona que dijo dos años. E Geremia aveva la vera parola di Dio. Geremia tenía la verdadera palabra de Dios. Fratello Branham è entrato in una chiesa. El hermano Branham entró en una iglesia. E una sorella. Y una hermana. Doveva, Branham ha detto che quella sorella doveva morire. Branham dijo que esa hermana tenía que morir. E subito dopo. Y después. Si è alzato un altro là dietro. Se levantó otro y dijo.
Ha detto così dice il Signore. Dice así dice el Señor. Quella sorella non morirà. Esa hermana no va a morir. Branham non ha detto niente. Branham no dijo nada. Ha predicato la parola. Predicó la palabra. È uscito. Salió. Quando è uscito? Quando salió. Il suo figlio gli fa. Su hijo dijo. Ma papà non dice niente. No dices nada. Cosa devo dire? Che tengo che dire? Ma tu hai detto. Tu dijiste. Che quella sorella morirà. Che ese hermano iba a morir. E l'altro ha detto che non morirà. Y el otro dijo que no morirá. E hai lasciato tutto così. Y lo dejaste todo así. Vedete? Ben. Ma chi ha avuto ragione? Chi è tuo razón? William Marion Branham. William Marion. Perché quella sorella. Perché esa hermana. È morta. Murió. Dio conferma il suo profeta. Dio conferma il suo profeta. Mi seguite? Me sigo. Dunque in ogni epoca. In tale età. Dio ha mandato un modello sulla terra. Dio manda un modello sulla terra. E Paolo disse. E Paolo ma dice, anche se noi. Ma se aún nosotros. O un angelo. O un angelo. Dal cielo. Del cielo. Se un angelo entra qui. Si un angel entra qui. E dice io sono Gabriele. E dice io sono Gabriele. Io vengo della presenza di Dio. Vengo della presenza di Dio per dirvi para decirle, che Gesù verrà fra 10 anni che Gesù verrà dentro di 10 anni noi gli diremo se è falso le diremo che è falso perché il messaggero dell'epoca perché il messaggero dell'epoca ha detto che Gesù è già ritornato sulla terra dijo che Gesù volvió già alla terra mi seguite? Me sigue c'è il modello sta il modello e dice ma anche se no ma se aún nosotros o un angelo dal cielo o un angelo del cielo vi predicasse un vangelo os annunciare un altro evangelio diverso da quello che vi abbiamo annunciato diferente da quello che siamo annunciato siamo maledetti sia anatema Paolo dice anche se noi dunque Paolo si è incluso dentro Paolo dice, ma si aún nosotros, aún él se incluyó. Dunque se Paolo ritorna nello stesso giorno. Y si Paolo vuelve el mismo día. Dopo che ha predicato il battesimo nel nome del Signore Gesù Cristo. Después que predicó el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Poi se Paolo ritorna. Luego si Paolo vuelve. Due minuti dopo. Dos minutos después. E dice, no, il battesimo che avevo predicato per voi è falso. Y dice que el bautismo que había predicado para nosotros era falso. Pablo dice que anche io stesso sia maledetto. Pablo dice aún yo mismo sea anatema. Perché la prima ispirazione. Porque la primera inspiración. È quella divina. Es la inspiración divina. Mi seguite? Me sigue. Il versetto 9. El 9. Come abbiamo già detto. Como antes hemos dicho. Ora lo dico di nuovo. También ahora lo repito. Se qualcuno vi predica un evangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia maledetto. Se qualcuno predica diferente evangelio del che avete ricevuto, sia anatema. Questo è il modello che Paolo ha stabilito. Este es el modelo que estableció Paolo. E in ogni epoca è stato così. In cada edad fue de esa manera. E William Branham ha lasciato il modello per noi. Y Branham dejó el modelo per nosotros. E ha dato il nome di ogni messaggero di ogni epoca. Dio il nome di cada mensajero di cada edad. Ma quando arriviamo all'epoca di Laodicea? Pero cuando llegamos a la edad de la Odisea. Quando arriviamo all'epoca di Laodicea? Cuando llegamos a la edad de la Odisea. Voglio farvi notare qualcosa. Quiero mostrarles algo. Ok. Voi vedete che William Marion Branham. Ustedes ven que William Marion Branham ha messo il nome di ogni messaggero. Dio el nombre de cada mensajero. Ma quando arriva all'epoca di Laodicea, quando llega a la edad de la Odisea, non ha messo nessun nome. No puso, no dio ningún nombre. Ma lui è il messaggero dell'epoca. Pero él es el mensajero de la edad. Se fosse noi oggi, si fuéramos hoy nosotros, basta che Dio ci usa per fare un piccolo miracolo. Basta que Dios nos usara para hacer un pequeño milagro. Cominciamo a fare così. Empezamos a caminar así. Mentre non abbiamo mai fatto niente. Niente, cioè, non abbiamo fatto nada. Vogliamo essere grandi uomini. Queremo essere grandi uomini. Ognuno deve avere la rivelazione. Cada quien tiene que tener la rivelación. E ognuno deve capire. Y cada quien tiene que entender. Del mistero di chi è grande. El misterio del que es grande. Come l'ho detto domenica scorsa. Como dije el domingo pasado. Essere grande non è un problema. Ser grande no es problema. Gesù non ha mai detto che non potete essere grandi. Gesù nunca dijo que no podían ser grandes. Ma c'è un mistero che è legato a questo. Pero hay un misterio unido a eso. Che è più grande in mezzo a voi. Es más grande que ustedes. Se è servo di tutti. Sea el siervo de todos los demás. Se siete pronti a essere servi di tutti. Si son tan listos a ser siervos de todos. Allora siete un grande uomo. Entonces son grandes hombres. E ho sempre detto qui. Y siempre he dicho acá. Che il sole.
que el sol che dà la luce a tutti gli uomini, che dà luce a tutti gli uomini. Il sole dà luce a tutti. El sol da luz a todos. Ma avete mai visto il sole fa tanti rumori? Ah, però han visto che il sol haga bulla. Avete visto il sole dice io vi do la luce. Ha visto il sol decir il sole non è mai io. No sono io senza di me non potete. Il sole non me fa. Il sol nunca ha hecho eso. Ma basta che lei si taglia la corrente oggi. Basta che nos corte la luz hoy. E andiamo a comprare un generatore. Vai ¿Conocete i generatori che danno corrente? Conocen los, las plantas de esas que dan corriente. Mettete un po' di gasolio dentro. Le echan gasolina. Allacciate i fili. Unen los cables. E accendete. Y lo prenden. E cominciate a vedere quanti rumori fa. Y empiecen a ver cuánta bulla hace. Io. Se no c'è io non avete luce. Io. Ma il sole non fa rumore. El sol no hace bulla. Ma lui fa tanto rumore. Y este hace mucha bulla. Chi è grande non fa rumore. El que es grande no hace bulla. I grandi uomini. Los grandes hombres. Sono quelli che sono più. Son los que son más humildes. E allora siamo arrivati alla fine dell'epoca di Laodicea. Y llegamos al final de la edad de Laodicea. E abbiamo visto che Giovanni, ora prendete la vostra Bibbia con me nel libro di Apocalisse. Tomen su Biblia en Apocalipsis. E leggeremo insieme. Y vamos a leer juntos. Prendete Apocalisse capitolo 4. Tomen Apocalipsis 4. E iniziamo. Ok. Brana ci parlerà. Dal primo versetto, aprite la vostra Bibbia. Apocalisse capitolo 4. Apocalipsis 4, il primo versicolo. Leggeremo insieme. Vamos a leer juntos. Siete pronti? Están listos. Ok. Dopo queste cose. Después de esto. Dopo queste cose. Después de esto. Ed ecco. Una porta aperta nel cielo. Miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Dopo queste cose. Después de esto. Mi seguite? Me sigue. Giovanni era sull'isola di Patmos. Estaba en la isla de Patmos. E ha visto le sette epoche della chiesa. Y vio las siete edades de la iglesia. Quando ha visto le sette epoche della chiesa. Cuando vio las siete edades de la iglesia. Al capitolo 4. Voglio che mi seguite bene, fratelli. En el capítulo 4, quiero que sigan bien, hermano. Perché fratello Branham dice qualcosa. Hermano Branham dice algo. E lo voglio leggere prima di andare avanti. Quiero leerlo antes de continuar. Seguite questo. Nell'opuscolo, che cosa è lo Spirito Santo? En el mensaje, ¿qué es el Espíritu Santo? Bambini piccoli che dicono. Niños pequeños que dicen. Beh, io vado in chiesa. Yo voy a la iglesia. Mia madre apparteneva a questa chiesa. Mi madre pertenecía a esta iglesia. Io non ho niente contro questo. Yo no tengo nada en contra de eso. Caro fratello. Buen hermano. Io non ho niente contro questo, caro fratello. No tengo nada en contra de eso. E mi rendo conto. Y me doy cuenta. Que questo viene registrato. Que esto está siendo grabado. Questo va bene. Está bien. Appartenere alla chiesa della mamma. Pertenecer a la iglesia de la mamá. Ma ascolta. Pero escucha. La mamá. Tu mamá. Caminó en una luz. Tu mamá caminó en una luz. Tú estás caminando en una. Y tú estás caminando en otra luz. Se il mio nonno ritorna oggi. Si mi abuelo vuelve hoy. Mio nonno ritorna oggi e mi vede con l'auricolare. Si mi abuelo vuelve hoy y me ve con la auricular. E mi metto l'auricolare qua. E vado sulla strada e poi per la calle. Direva il mio nipote è pazzo. Dirà mi nieto sta loco. Parla da solo. Habla solo. Perché nell'epoca di mio nonno. Porque en el tiempo de mi abuelo. Quando tu cominci a parlare da solo sulla strada. Cuando tú empiezas a hablar solo en la calle. Sei pazzo. Sono loco. Volete ti portano al manicomio. Te llevan al manicomio. Ma oggi. Hoy, io mi metto l'auricolare e parlo tranquillamente. Y hablo tranquillamente. E un uomo è uscito dalla prigione. Salió un hombre de la cárcel. In America un uomo è stato in carcere. En Estados Unidos, dalle anni 1970. Estuvo
un hombre desde los 1970. L'hanno tirato fuori verso gli anni 2000. Lo sacaron por el año 2000. È entrato a New York. Y entró en Nueva York. E vedeva tutte le persone che parlavano. Y miraba toda la gente que hablaba. E lui diceva, ma tutte quelle persone sono pazzi. Y él decía, todos estos están locos. Parlano da solo. Hablan solo. Perché nella sua generazione, quando lui è andato in prigione, il cellulare con l'auricolare non esisteva. Perché quando lui era a casa, il cellulare con l'auricolare non esisteva. Noi viviamo in un'altra luce. Nosotros vivimos en otra luz. Viviamo in un'altra epoca. Vivimos en otra edad. Avevo raccontato più una storia. Ho raccontato che l'hermano Branham contò che c'era un uomo. Che había un hombre. E quell'uomo. Y ese hombre. È morto, ha lasciato la moglie con un figlio. Murió y dejó su esposa con un hijo. E quella donna. Y esa mujer. Ha lavorato tutta la sua vita. Trabajó toda su vida. Ha fatto studiare suo figlio. Hizo estudiar a su hijo. Il figlio è diventato un grande medico. El hijo se hizo un gran medico. È andato a lavorare in India. Y fue a trabajar a la India. E ogni mese. Y cada mes. Che cosa faceva quel ragazzo? Che hacía ese muchacho? Mandava assegno, all'epoca non era assegno, si chiamava, non so, in francese diciamo mandare, ma in italiano non so, comunque era un tipo di assegno. Mandava come una specie di cheque. E a sua madre. A sua madre. E ogni volta che la mamma prendeva l'assegno, e cada vez che la mamma tomava este cheque, se lo metteva nella sua Bibbia, lo metteva nella Bibbia, e lo teneva come una carta, come cartolina. E lo tenía come una carta. Ma la gente che viveva intorno, e la gente d'alrededor, vedevano che quella donna soffriva. Miravano che esa mujer soffriva. Non aveva soldi. No tenía dinero. E ci sono le associazioni che le aiutavano a mangiare. Y eran los grupos de asociaciones que le daban de comer. Non riusciva a pagare le bollette. No podía pagar la luz. Per riscaldare la sua casa era tutto un problema. Para calentar la casa era un problema. Allora il sindaco della città. Y el alcalde de la ciudad. Con alcune persone sono andati a trovare quella donna. Fueron a ver a esta mujer. Ha detto, ma noi sappiamo che hai un figlio. Le dijeron, sabemos que tiene un hijo. Que lavora all'estero, una grande personalità. Que trabaja afuera y es un gran personaje. Ma come mai tuo figlio non ti aiuta, non ti scrive? Come así tu hijo non ti aiuta, non ti scrive? E lei dice, sì, mio figlio ogni mese mi scrive e mi manda le cartoline. E ella dijo, sì, mi hijo me scrive cada mes y me manda una. E lei lo metteva sempre nella sua Bibbia. Y ella lo ponía siempre en su Biblia. Allora mi hanno detto, facci vedere le cartoline che lei ti scrive. Lui ti manda ogni mese. Le dijeron, muéstranos estas cartas que él te manda todos los meses. E quando quella donna ha tirato fuori le cartoline. Y cuando sacó las cartas. Sorella dice, erano degli assegni. Eran cheques. E lei come nella sua generazione. Como en el tiempo de ella, en su generación. Si viveva di soldi contanti così. Se vivía del dinero en cartas. Sí. Non conosceva niente degli assegni. No conocía los cheques. Pensava che erano delle cartoline. Pensaba que eran cartas. La generazione è cambiata. La generación cambió. Noi viviamo in un'altra luce. Nosotros vivimos en otra luz. Oggi. Hoy. Viaggiamo con le come si chiama? Viajamos. Bancomats. Con el banco. Puoi uscire di casa tua senza soldi in tasca. Puedes salir de tu casa sin dinero. Ti prendi il tuo portafoglio. Te llevas tu cartera. Ti metti il bancomat dentro. Te lleva la e puoi andare dappertutto. Y puedes ir por todo lado. Perché quel bancomat. Porque ese bancomat. Sono soldi. Dinero. Viviamo in un'altra luce. Vivimos en otra luz. Paolo. Per partire da Gerusalemme per arrivare a Roma. Para ir de Jerusalén a Roma. Ha fatto 3 o 4 mesi sul mare. Se metió 3 o 4 meses en el mar. Se Paolo ritorna oggi sulla terra. Si Paolo vuelve hoy a la tierra. Dirà, ma il viaggio che io ho fatto in 4 mesi si fa in un'ora. Dirà, il viaggio che io hice in 4 mesi lo hace in un'ora. Perché viviamo in un'altra generazione. Perché vivimos en otra generación. Dunque non è più la stessa cosa. Non è más lo mismo. Non è più lo stesso linguaggio. Non è il mismo linguaggio. Allora quella donna era ricca. Esa mujer era ricca. Aveva milioni di soldi che lei nascondeva nella sua Bibbia. Tenía milioni che ella escondía en su Bibbia. E le hanno detto, ma signora, lei è ricca. Le dijeron, signora, usted es ricca. Il suo figlio le manda soldi ogni mese. Su hijo le manda dinero cada mes. Quel foglio che tu nascondi qui. Ese papel que tú escondes. Sono soldi. È dinero. Oggi. Hoy. Se tu non vuoi avere bancomat. Si tu non quieres la carta. Basta prendere il tuo cellulare. Basta che tomi il tuo telefono. E sul telefono. Y en el teléfono. Che hai tutto. Tienes todo. Puoi viaggiare.
puede viajar, puede pagar. Puede pagar. Non hai più bisogno di andare a comprare un navigatore. Non necesita de un navegador. Perché il navigatore è qui. Perché il navigatore sta lì. Il tuo bancomat è qui. Tu bancomat sta lì. Tutto è qui. Todo está ahí. E man mano che andiamo avanti. Y a medida que caminamos. Stiamo camminando in un'altra luce. Están caminando en otra luz. Non camminiamo più nel vecchio linguaggio. No caminamos más en el viejo lenguaje. E Branham dice questo. Branham dice esto. Lutero camminò in una luce. Lutero camminò in una luz. Lutero ha camminato in un'altra luce. Lutero camminò in un'altra luce. Wesley camminò in un'altra. Wesley camminò in un'altra. E se Lutero tornava indietro. Si Lutero volvía atrás. Grazie. Ah, cos'è questo che state predicando la santificazione? Che è questo che predicano della santificazione? Ma era un'altra epoca. Era un'altra edad. Wesley camminò in una luce. Wesley camminò in una luz. Pentecosto camminò in un'altra. Pentecostè camminò in un'altra. Ma oggi. Però oggi. Noi stiamo camminando più in alto di quella. Caminiamo más en alto de eso. Vuole dire che noi dobbiamo camminare al di là de ogni pentecostale. Quiere decir que tenemos que caminar más allá de los dones pentecostales. E Branham aggiunge. Dice, e se ci sarà un'altra generazione, si avrà otra generazione, essa andrà oltre a noi, ella irà más allá de nosotros. Branham dice, se ci sarà un'altra generazione dopo di loro, Branham, si avrà otra generazione después de ellos, noi vedremo meglio ancora, veremo ancora un. Non è che predicheremo un altro messaggio. No es que predicaremos otro mensaje. Non è che Lutero, non è che Wesley è andato a prendere un'altra Bibbia. No que Wesley fue a tomar otra Biblia. È la stessa Bibbia. Es la misma Bibbia. Che Lutero aveva letto. Que Lutero leyó. Lutero aveva letto la Bibbia. Lutero leyó la Biblia. E ha scoperto la giustificazione. Y descubrió la justificación. Nella Bibbia in quel momento Lutero ha visto solo la giustificazione. La Biblia en ese tiempo Lutero vio la Biblia solo la punta. Ma quando è arrivato Wesley, pero cuando llegó Wesley, ha preso la stessa Bibbia, tomó la misma Biblia, e ha visto la santificazione. Y vio la santificazione. Non è che ha preso un altro libro. No fue que tomó otro libro. È arrivato ai pentecostali. Llegaron los pentecostales. Hanno preso la stessa Bibbia. Tomaron la misma Biblia. E hanno visto i doni. Y vieron los dones. È arrivato il fratello Branham. Llegó hermano Branham. Ha visto l'apertura dei sigilli. Vio l'apertura dello segno. Non è che noi prenderemo altri opuscoli. No che tomaremo altri messaggi. Prenderemo gli stessi opuscoli che ha predicato fratello Branham. Tomaremo lo stesso messaggio che tomò hermano Branham. E vedremo ancora più chiaro. Y veremos aún más claro. Il messaggio diventerà ancora più chiaro e limpido. El mensaje si hará aún más claro y limpio. E per questo che quando noi andremo avanti in questo messaggio. Por eso es que cuando continuemos en este mensaje, cuando arriveremo dove c'è l'acqua di vetro, tutto, vedete que la cosa es cuando llegaremos al agua como vidrio, verán que todo es claro. Leggete Apocalipsis 22 con me. Lean Apocalipsis 22 conmigo. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Il versetto, vedo, no? Versículo 1, la hemos leído tantas veces qua. El versículo 1, lo hemos leído muchas veces aquí. Versículo 22, versículo 1. Apocalipsis 22, 1. Poi mi mostrò il fiume puro dell'acqua della vita, limpido come cristallo che scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello. Después me mostró un río limpio dell'acqua della vita, resplandeciente come cristallo che salía del trono de Dios y del Cordero. Dunque l'acqua che usciva dal trono. Entonces el agua que salía del trono. Oh, Gesù ha detto io sono l'acqua di vita. Y Jesús dijo yo soy el agua de vida. E sappiamo che Gesù è la parola. Y sabemos que Jesús es la palabra. Dunque la parola che usciva dal trono. Entonces la palabra que salía del trono. Era chiara. Era clara. Limpida. Limpia. Pura. Non c'è più da avere confusione dentro. No había más confusión. È chiarissimo. Era clarissimo. I misteri sono rivelati. Los misterios son revelados. E quando, e poi capiamo che quando si parla del trono di Dio. Y entendemos que cuando se habla del trono de Dios. Non è più una sedia. No
no es más una silla. Ma possiamo capire che il trono è un uomo. Pero entendemos que el trono es un hombre. E la predicazione che esce dalla bocca di questo uomo. Y la predicación que sale de la boca de ese hombre. È chiara. Es clara. E poi un giorno gli apostoli di Gesù gli hanno detto. Un día los apóstoles de Jesús le dijeron. Ora ti capiamo meglio. Ahora te entendemos mejor. E deve essere anche così per voi. Tiene que ser así también. Che deve arrivare a un momento che tiene che llegar. Capiamo meglio. Che digan che entendemos ahora mejor. Possiamo vedere chiaro che cosa voleva dire fratello Branham. Devo vedere chiaro che quería decir hermano Branham. Branham dice enti e senti sarà un'altra generazione. Branham dice si habrá otra generación. E sarà oltre a noi. Che ella irà más allá de nosotros. Vedremo più chiaro la parola. Veremo más clara la parola. Non saremo più là come dei bambini che devono dire devi fare, devi no fare. Saremo ahí como si fuéramos niños que nos tienen que decir hacer esto. Noi conosciamo tutto di Satana. Conocemos todo de Satana. Conosciamo il mistero di chi è Dio. Conocemos el misterio de quién es Dios. Conosciamo il mistero di chi è Satana. Conocemos el misterio de quién es Satanás. E noi possiamo vivere tranquillamente. Podemos vivir tranquillamente. E William Branham dice, l'ho detto sempre qui. Y William Branham lo dice, lo ha dicho siempre acá. Que questa è l'epoca. Que este es el tiempo. Que voi potete vivere. En que ustedes pueden vivir. Senza peccare. Sin pecar. Perché la parola. Porque la palabra. È stata resa chiara. Fue hecha, se lo hizo claro. Perché conoscete chi è Satana. Porque conocen quién es Satanás. Sapete come Satana agisce. Saben cómo él actúa. Se lui ti mette un bastone davanti. Si él te pone un palo enfrente. Tu capisci subito che è Satana. Sabe che è Satanás. È semplicissimo. È simple. Eh? Se tu vai avanti. Si tu continuas. Mettendo il bastone davanti a te, la trappola. Viendo esa trampa delante tuya. Tu cadrà. Tu vas a caer. E quando tu cadi. Y cuando tú caes. Vai male. Te dañas, ti rompi un braccio, te quiebra un piede, e sei te che ti mettono nel piastrello e ti diremo fratello, e te diremo hermano, come stai? Ma il dolore tiene te, pero el dolor lo tienes tú. Perché non hai voluto seguire quello che la parola ha posto davanti a te. No quisiste seguir el camino que puso la parola. È così semplice. Es simple. Quando la parola è rivelata, Branham dice, guarda, nel secondo sigillo, dice nel secondo segno, William Branham dice, guardate come io sto togliendo il vestito, dice, vean come le sto quitando la roba, il vestito di a Satana davanti, lo sto mettendo al nudo dice, davanti a voi, lo sto ponendo al descubierto delante di ustedes, affinché potete vedere, para que puedan ver quién es Satanás. E allora, leggiamo Apocalisse 4 per andare avanti, mamma, andiamo avanti, usciremo e rientreremo. Apocalisse 4, va a continuare. Giovanni era sull'isola di Patmos. Juan stava nella isola di Patmos. Dopo queste cose. Después de esto. Dopo che cosa? Después de qué? Perché Giovanni la prima cosa che aveva visto ha visto le epoche della Chiesa. Perché lo primero che Juan vio fue la edad de la Iglesia. E Giovanni dice dopo queste cose. Y Juan dice después de esto. Ed ecco una porta aperta nel cielo. Miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. E quando io leggevo la Bibbia prima di conoscere il messaggio, y cuando yo leía la Biblia antes de conocer el mensaje, pensavo che c'era una porta aperta nel cielo così. Pensaba que había una puerta abierta en el cielo. E lo predicavo così a una ragazza una volta. Y se lo prediqué así a una muchacha una vez. Ma man mano che andavo avanti, pero a medida que yo continuaba, ho capito che la porta, entendí que la puerta, che è aperta nel cielo. Non è una porta naturale. Non è una porta naturale. Non è una porta come quella. Non è una porta sì. Ma ritornando nella Bibbia. Pero volviendo la Biblia. Abbiamo capito che la porta. Entendimos que la puerta. È un uomo. Es un hombre. Perché Gesù si è presentato nella Bibbia. Gesù si presentò nella Bibbia. Come la porta. Como la puerta. Giusto? È corretto. Una porta fu aperta nel cielo. Una puerta abierta nel cielo. Una porta. Una puerta. È aperta. Abierta nel cielo. En el cielo. E noi sappiamo che il cielo che cos'è? Que es el cielo. Non è l'acqua. Non sta arrivando. William Branham dice che il cielo che cos'è? Branham dice che è il cielo. La parola. È la parola. Dunque una porta Gesù sarà rivelato chiarissimo. Gesù sarà rivelato chiaro. Una porta fu aperta in cielo. Vuole dire che la parola sarà rivelata, Gesù che è la porta sarà rivelata. Quiere decir que Jesús que es la puerta sería revelado. E dopo, ma la porta è aperta dopo quando è aperta la porta? Y después de qué es abierta la puerta? Dopo le epoche della Chiesa. Después de las edades. Non prima delle epoche della Chiesa. No antes de las edades de la Iglesia. Le
Leamos el hermano Branham. Apocalipsi capítulo 4, prima parte. Apocalipsi 4, primera parte. Ora iniziamo il quarto capitolo. Ahora dice, iniciemos el cuarto capítulo. Dopo queste cose, después de estas cosas, io vidi. Vi. E io vedo una porta aperta nel cielo. Miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Ecco ancora quella prima voce. Ahí está una primera voz. Come una tromba, a guisa di tromba. Como una trompeta. Che io avevo udito parlando meco dicendo. Que yo oí hablando a mí diciendo. Sali qua. Subi acá. E io ti mostrerò le cose che devono avvenire da ora innanzi. Subi acá y te mostraré las cosas que vendrán de aquí en adelante. Tutto quello che succederà da Apocalisse 4 in poi, tutto lo che succederà di Apocalisse 4 in adelante, succede dopo la fine dell'epoca della Chiesa. Succede después del final de las edades de la Chiesa. Non prima dell'epoca della Chiesa. No antes de la edad de la Iglesia. Mi seguite? Sì. Da Apocalisse 4. Di Apocalisse 4. Succede dopo l'epoca della Chiesa. Después de las edades de la iglesia. E ricordatevi che Dio ha messo le epoche della chiesa. Y recuerden que Dios puso las edades de la iglesia. Per scegliere una sposa gentil. Para escoger una esposa gentil. Che è il tipo. Que es tipo. Di Giuseppe. De José. Che ha preso una moglie pagana in Egitto. Que tomó una esposa pagana in Egitto. Perché Giuseppe. Porque José. I suoi fratelli non volevano di lui. Sus hermanos no querían de él. L'hanno venduto. Lo vendieron. È andato in Egitto. Y él se fue para Egipto. E è diventato il grande personaggio dell'Egitto. Y se hizo una gran persona in Egitto. E per vedere il faraone. Y para ver a Faraón. Dovete prima passare per Giuseppe. Tenían que pasar antes por José. Se Giuseppe non firma la tua carta. Si José no firma tu. Tu non puoi vedere la faccia del faraone. Tú no puedes ver el rostro del faraón. E quando Giuseppe viene. Quando José viene, suona la tromba. Suena la trompeta. Se tu, qualsiasi cosa stai facendo, cualquier cosa que tú hagas, quando suona la tromba, quando suena la trompeta, tu tienes que detenerte. Perché Giuseppe sta perché José está llegando. E Giuseppe, quando è andato in Egitto, quando José fue a Egipto, ha sposato una donna che non è ebrea. Se casó con una mujer que no es ebrea. E Dio nell'epoca della Chiesa. Y Dios en la edad de la Iglesia. Quando gli ebrei. Quando lo ebrei avevano rigettato Gesù. Rechazaron a Jesús. Gesù è venuto qua da noi gentili. Gesù vino a casa di nosotros. Noi pagani. Nosotros che non conoscevamo niente di Dio. Che non conosciamo nada di Dio. E adoravamo i nostri dei, il sole, la luna, le stelle, gli alberi. Y adoravamo il nostro Dio, il sole, luna, stelle, gli alberi. Non conoscevamo niente del Dio creatore. No conocíamos nada del Dios creador. Dios es venuto qui da noi per cercare una moglie. Dios vino acá a buscar una esposa. Una sposa. Una esposa. A chi gli darà il suo nome. Al cual él daría su nombre. È quello che Dio ha fatto nelle epoche della Chiesa. Eso es lo que Dios hizo en las edades de la Iglesia. Dopo questo. Después de esto. Dopo che Dio si è scelto la moglie. Después que Dios escogió su esposa. Allora alcune cose avverranno dopo. Algunas cosas pasarán después. Dopo la fine dell'epoca della Chiesa, después del final de la edad de la Iglesia, tutto quello che succede da Apocalisse 4 in poi, todo lo que pasa de Apocalisse 4 en adelante, leggiamo fratello Branham. Ok, paragrafo 56. En el paragrafo 57. Lo prenderemo versetto per versetto. Tomaremos versículo a versículo. E ho molte scritture annotate qui. Y tengo muchas escrituras apuntadas acá. Un libro di esse. Un libro de esas. E non so quanto ci addentreremo in ciò. Y no sé cuánto entraremos en eso. Possa il Signore guidarci. Que Dios nos pueda guiar. Ora osservate la parola. E vea la palabra. Dopo queste cose. Después de estas cosas. E Branham ci ha spiegato dopo che cosa. Y Branham nos explicó después de qué. Dopo l'epoca della Chiesa. Después de la edad de la Iglesia. Dunque, e tutto dopo questo. Después de todo esto. E tutto dopo questo. Y todo después de esto. Ora si riferiva. Ahora se refería. Avverrà sulla terra dopo il rapimento della Chiesa. Que vendrá la tierra después. El rapto dell'Iglesia. Tutto quello che avviene da Apocalisse 4 in poi. Todo lo que viene después de Apocalipsis
4 en adelante. Avviene dopo il rapimento della Chiesa. Succede después del rapto de la iglesia. Non è che avviene prima del rapimento. No es que viene antes del rapto. Tutto quello che ha luogo da Apocalisse 4 in poi. Todo lo que sucede de Apocalipsis 4 en adelante. Ha luogo sulla terra dopo il rapimento della Chiesa. Sucede en la tierra después del rapto de la iglesia. Questo tornerà ora per raccogliere Israele. Eso volverá ahora para recoger a Israel. Dopo l'epoca della Chiesa. Después de la edad de la iglesia. Dopo le epoche della Chiesa. Después de la edad. Dopo queste cose. Quando voi leggete dopo queste cose. Cuando ustedes leen después de estas cosas. Significa dopo le epoche della Chiesa. Significa después de las edades de la iglesia. Dunque, dopo le epoche della Chiesa. Entonces, de la edad de la dopo che abbiamo finito con l'epoca dell'Odissea, allora Dio apre una porta nella parola. Entonces, Dios abre una puerta en la palabra. Per rivelare i misteri. Para revelar los misterios. Per dire tutto quello che è successo. Para decir todo lo que pasó. E affinché possiamo capire bene. Para que podamos entender bien. Ed è questo che posizionerà voi che siete la sposa di Cristo. Y eso es lo que posicionará a ustedes, la esposa de Cristo. Leggete con me Apocalipsi 4, poi ci prendiamo per tavolo. Apocalipsi 4, nos vamos a detener por aquí hoy. Dopo queste cose. Después de esto. Io vidi. Miré. Ed ecco una porta aperta nel cielo. Y aquí una puerta abierta en el cielo. E la prima voce che avevo udito parlare con me come una tromba. La primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo. Sali quassù. Dijo, sube acá. E ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo queste. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y versículo 2. El 2. ¿Quién tiene la Biblia en español? ¿Quién tiene la Biblia en español? ¿Mm? La Biblia. Leggimelo, versículo 2 forte. Lee el versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Dunque subito. Y al instante. Fui rapito con el mio corpo. Fui llevado con mi cuerpo. ¿Es così? Así es. Ah. Ora ci fermiamo qui perché parliamo di rapimento d'ora in poi. Perché vamo a parlare di qui in adelante. Fui rapito in spirito. All'istante io stavo in el spirito. E William Branham dice, lo leggeremo domenica prossima. Vamo a leggere domenica prossima. E quando voi leggete questo qua che Giovanni ha detto, fui rapito in spirito. Dice che quando lei, che Juan dijo che fu llevato in el spirito. Quel versetto. Ese versículo. È la stessa cosa. Es lo mismo que Pablo diceva en 1 Tesalonicenses 4. Que Pablo decía en primera de Tesalonicenses 4. En Tesalonicenses 4, ¿qué cosa diceva Pablo? ¿Qué dice Pablo en Tesalonicenses 4? ¿Mm? ¿Qué dice? El Señor es texto. Ayúdate. Porque con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo. Ok, allora ci sarà prima la tromba, habrá primero la trompeta, poi il grido, el clamor, la tromba e la voce. Y la voz. Branham dice: se voi leggete questo versetto qui, si ustedes leen este versículo, che avete letto qui, que leyeron acá, Giovanni ha fatto la stessa cosa, hizo lo mismo, che Paolo stava dicendo. Que Pablo decía. È Paolo che ha predicato il rapimento. Fue Pablo quien predicó el rapto ya. E ha detto alla voce, al grido. Y él dijo alla voz. Alla voce. Alla voz. È tutto. E la cosa che è quello che Giovanni ha vissuto qui. Es lo mismo che Juan vivió acá. Ok. E subito fui rapito in spirito. Y al instante yo estaba en el espíritu. Allora quando Giovanni fu rapito. Entonces cuando Juan fue raptado. Ma quando Giovanni fu rapito, non fu rapito con il suo corpo. Cuando Juan fue raptado, no fue llevado con su cuerpo. Giovanni è andato in gloria. Juan fue a la gloria. Ma il suo corpo era Patmos. Pero su cuerpo estaba en Patmos. E la gente a Patmos lo vedeva. La gente en Patmos lo miraba ahí. Non è che Giovanni è sparito. No fue que Juan desapareció. Giovanni era Patmos. Juan estaba en Patmos. Era seduto. Estaba sentado. Ma era nella gloria. Pero estaba en la gloria. Lo vedevano qui. Lo miraban ahí. Ma era ancora lì. Pero
stava. Lo vedevano Giovanni qui? Lo miravano a lui. Che era seduto in mezzo a tutti gli altri prigionieri? E stava sentato con tutti i prigionieri. Sull'isola di Patmos. Nella isola di Patmos. In mezzo ai serpenti. In mezzo della serpente. In mezzo ai scorpioni. Del scorpione. Giovanni seduto qui. Juan sentato. Ma Giovanni nella gloria. Però Juan nella gloria. Il grande mistero. Il gran mistero. Di uno sarà preso. Che uno sarà tomato. Che uno sarà lasciato. L'altro dejado. Non so se mi seguite. Non so se è il grande mistero. Il gran mistero. Che uno sarà preso. Che uno sarà, che uno sarà lasciato. E altro sarà Giovanni era sull'isola di Patmos. Juan stava in isola di Patmos. Ma fu rapito. Però fu llevato. Il rapimento non ha niente a che vedere con il corpo. Il ratto non tiene nada a che vedere con il corpo. Perché fratello Branham disse. Ci sarà una generazione dopo di noi. Avrà una generazione dopo di noi. Lo vedrà meglio. Che lo mirerà meglio. È chiaro. E claro. E se noi parliamo del rapimento. Se parliamo del rapto. Seguitemi per 5 minuti. Seguitemi per 5 minuti. Quando parliamo del rapimento. Quando parliamo del rapto. In quale sigillo il rapimento avverrà? In che segno succederà il rapto? In che sigillo abbiamo il rapimento? In che segno teniamo il El rapto. Una bella domanda a voi. Buena pregunta a ustedes, hermano. ¿En cuál sigillo abbiamo il rapimento? Nel quarto sigillo. En el cuarto sello. Perché il primo sigillo. Perché il primer sello. Il rapimento non è avvenuto nel primo sigillo. El rapto non viene nel primer sello. Nel secondo sigillo no. Nel secondo tampoco. Nel terzo no. Nel tercero tampoco. Ma il rapimento ha luogo nel quarto sigillo. El rapto succede nel quarto sello. Oh, il quarto sigillo, chi è il messaggero del quarto sigillo? E chi è il messaggero del quarto sigillo? No. No, l'aquila. Sì, ma chi ha rappresentato l'aquila? Chi ha rappresentato l'aquila? Fratello Branham. Poi l'ermano Branham. Fratello Branham. Oh, il quarto sigillo. E il quarto sigillo. È stato già rivelato, vero? Poi già rivelato. Credete voi che il quarto sigillo è rivelato? Mostrato, rivelato il quarto sigillo. Voglio che predicate con me. È rivelato il quarto sigillo? Ha sido rivelato. Conoscete il quarto sigillo? Conosce il quarto sigillo. Oh, sappiamo che il rapimento ha luogo nel quarto sigillo. Sappiamo che il rapto succede nel quarto sigillo. Oh, il quarto sigillo. E il quarto sigillo. Secondo fratello Branham. Secondo hermano Branham. È già una storia. È già una storia. Non in futuro. Non è al futuro, ma è già una storia. Sì, no, una storia. Leggete i vostri. Leggete i sigilli. Leggete i sigilli. È già una storia. È una storia. Oggi noi parliamo di Malachia 4. Oggi parliamo di Malachia 4. Dal vivo di fratello Branham. E quando il Manorano stava. Branham diceva. Branham diceva. Che Malachia 4. Diceva che Malachia 4. È già una storia. È già una storia. Apocalisse 10. Apocalisse 10. È già una storia. È già una storia. Luca 17:30. Luca 17:30. È già una storia. È già una storia. E ricordatevi. E ricordi che Daniele, che Daniele ha detto qualcosa. Dico algo. Daniele 12, lo voglio leggere. Daniele 12, quiero leerlo. No, avevo detto che predicheremo sopra, perché la mia idea ce l'ho sopra, ed è vero. Lo vedremo. Daniele 12. Daniele 12. Daniele. Daniele 12. Daniele 12, Daniele 12, proprio il versetto è vero, no? Versetto 11. Versetto 11. Ora, dal tempo in cui sarà abolito il sacrificio continuo, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio e sarà eretta l'abominazione che causa la desolazione hasta la abominación desoladora vincerà 1290 giorni avrà 1290 días ricordatevi di tutto questo recuerdense de todo eso e l'angelo aggiunge e dice l'angelo beato chi aspetta e giunge a 1355 giorni. Y bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Dunque, entonces, se voi le prendete come giorni normali, y
Ustedes lo toman como días normales. Sono già passati dal tempo di Daniele. Giusto? 1200 giorni da quando Daniele è morto, sono già passati 1200 giorni. 1200 días desde que Daniel pasó. Ma sono dei giorni profetici. Come già passaron, ma fueron días. E quando noi le prenderemo? E quando lo tomaremo? E spero che Dio mi aiuta, che lo faremo vedere. Se noi facciamo i conti, ci troveremo nell'epoca in cui nos vamos a encontrar en el fratello Branham dice, y que hermano Branham dice, ci sarà un'altra generazione, que si habrá otra generación, verá meglio di noi, verá, mirará mejor que nosotros. Daniele aveva visto, Daniel vio todo esto, e tutto è scritto nella Bibbia. Todo está escrito en la Biblia. Branham ha predicato quello Branham predicò lo que está en la Biblia. Dunque il rapimento è nel quarto sigillo. El cuarto sello. E noi siamo già oltre il quarto sigillo. Estamos más allá del cuarto sello. Abbiamo già passato la stagione del rapimento. Hemos ya pasado el tiempo del rapto. E viviamo. Voi vedete che quando Giovanni è andato in gloria. Ustedes ven que cuando Juan fue a la gloria. Voi vedete che dal trono. Verán que del trono. E fui rapito. Voglio leggere versetto 5. Quiero leer el versetto Apocalisse 4. E dal trono procedevano lampi, tuoni e voci. E dal trono salivano le lampade e le voci. Oh, se dal trono procedevano tuoni e lampi. E se dal trono salivano i truenos e le lampade. Vuole dire che non è più il trono di grazia. Quiere decir que no es más un trono de gracia. Diventa el trono de giudizio. No, que es el trono de juicio. È il giudizio, perché se non c'è sangue. Porque si no hay sangre. Vuole dire che il trono diventa il trono bianco. Quiere decir que el trono se hace el trono blanco. E quando Israele. Y cuando Israel. Sul monte di Sinai. En el monte Sinai. Quando il trono di Dio è sceso sul monte di Sinai. Cuando bajó el trono de Dios al monte Sinai. Che cosa usciva dal fuoco che era sceso? Que salía del fuego que bajó. Dei tuoni. Truenos, dei lampi, relampade, delle trombe, trompete, e il popolo tremava. Y el pueblo avevano paura. Tenían miedo. Perché era il giudizio che era sceso. Era il giudizio che aveva. E chiunque si avvicinava, y cualquiera que se sentaba, deve morire. Tenía que morir. Era la stessa cosa. Y es lo mismo. Quando Giovanni fu rapito nella gloria, fue llevado a la gloria, ha visto il trono. Vio il trono. Il trono non è più il trono di grazia. El trono no era más un trono de grazia, sino un trono de juicio. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.